Ecco raga, buon pomeriggio, buon pomeriggio, live estemporanea perché eh, in questo momento è importante eh, mettere in evidenza come il sistema manipola tutti noi, manipola le menti delle persone, ma soprattutto ci mette tutta una serie di nozioni che noi praticamente poi non riusciamo nemmeno più a mettere in discussione, le prendiamo come assunti perché di fatto usa delle strategie ben precise che sono riconducibili alla PNL, quindi adesso noi le andiamo a vedere queste strategie, così che quando arriva un'informazione, soprattutto quando viene veicolato l'informazione, noi siamo un po' più impertenti, capiamo il motivo e il senso per cui loro si muovono in questa maniera e quindi sarà per loro molto più difficile darci a credere tutta una serie di cose. Mi riferisco ovviamente alle persone che sono leggermente più formate rispetto alle altre, no? che quindi sono molto più attente rispetto a quelli che sono gli accadimenti di questo momento, però malgrado tutto mi accorgo che anche per chi è attento e chi ha capito che ci sono molte cose che non tornano... Tanti trucchi purtroppo passano inosservati. Allora faccio una premessa, ovviamente come nel mio stile: non mi sogno minimamente di mettere in discussione la dignità della signora Murgia, di cui non conoscevo nemmeno l'esistenza, a dire il vero, eh, per vari motivi. Uno, perché non la conosco. Due, perché è una persona che non si può difendere. Tre, perché i suoi familiari sicuramente staranno soffrendo. E sicuramente l'ultima cosa di cui hanno bisogno è che qualcuno gratuitamente parli a discapito di. Una persona che loro hanno amato, che stanno amando anche in questo momento. Quindi non c'entra nulla la figura o la dignità o la persona della signora Murgia. È proprio invece quello che voglio mettere in evidenza. È una condizione di sistema. Ora, io qui vedo che sono un po' rallentato. Mi auguro che mi si possa sentire. Metto anche i commenti, così magari me lo scrivete se ci sono problemi di, di collegamento. Va bene. Allora. Innanzitutto, eh, la signora Murgia era una persona talentuosa, non più di altri, non meno di altri, è una persona che di fatto faceva il suo mestiere di comunicatrice, era una blogger, una giornalista e non aveva di fatto diciamo, meriti particolari, no? Sicuramente non riconducibili al prestigio, al lustro, al successo che ha causato la morte di questa povera signora. No? Ne parlano praticamente tutti. Questo è un po' il motivo anche per cui mi sono andato un po' a informare. che cosa è successo? Cosa Cosa ha fatto questa persona? Era una persona che, comunque, se veniva considerata come una persona, diciamo, una rivoluzionaria, una persona che, comunque, di fatto era, osteggiava anche il sistema. Ha detto: accidenti una di noi, no? Una dei nostri', così, no? E quando poi invece mi sono andato un po' a informare, mi sono documentato, per quanto riguarda, che ne so, io un posizionamento il più banale, il più ovvio, il più scontato, il più fisiologico che poteva esserci. Mi riferisco al posizionamento di questa cosa qui. Tutto quello che ha avuto da dire è stata una una frase del tipo la situazione poteva essere gestita in maniera diversa. Insomma, capite bene, no? non è che ha detto qualcosa di rivoluzionario, qualunque persona. Io penso che ogni persona avrebbe potuto dire una cosa del genere, solo chi è motivato economicamente può dire che c'è stata una gestione certosina di tutto questo, ovviamente. No? quindi ha, diciamo, ha scomodato no? la banalità. È stato veramente il trionfo della banalità per quanto riguarda questa espressione. E allora poi mi ho indagato, ho cercato di capire anche vabbè avrà detto qualcosa di diciamo più sostanzioso magari avrà preso delle posizioni delle posizioni di particolare successo per quanto riguarda diciamo alcuni aspetti che magari vedono sacrificate le persone più deboli più indifese no Perché che era questo un po' quello che gli veniva attribuito, vanno a vedere. E l'unica cosa che ha fatto, oltre a quella di dare, di dispensare opinioni, è stato quello di battersi eh, affinché si potesse mettere una distinzione di genere. Ok? Quindi io quando vado, adesso vado in banca, che ne so, io faccio, devo chiedere qualcosa in banca, mi chiedono il sesso, va bene? E quindi mi chiedono, cosa sei? Maschio, femmina o X? <ride> ok, c'è anche questa opzione in più, no? Che francamente infastidisce, ma non perché mi si chieda la mia espressione sessuale o manifestazione sessuale. Mi fa specie perché si vada a considerare una persona... Per quanto riguardano le, lo, le sue attitudini sessuali, potevano chiedermi se sono vegano o vegetariano, potevano chiedermi se sono del Milan, dell'Inter, potevano chiedermi se conosco più lingue, anzi, anche utile sarebbe stato conosci l'inglese o conosci solo l'italiano? Cosa sei? no? Oppure, che ne so io, se è una persona che gli piace vivere di più la notte, se è una persona che gli piace vivere di più il giorno, una distinzione qualsiasi, no? Si va a incidere sul sesso, perché si va a incidere sul sesso? Perché questa è la prima condizione. In cui si crea una discrepanza tra le persone, perché il fatto e la necessità di creare dei gruppi fa sì che poi la persona che è all'interno del gruppo, soprattutto quando l'appartenenza a quel gruppo riguarda. Uno dei testinti primordiali che sappiamo essere l'alimentazione, la, la sopravvivenza e la riproduzione, quindi tutto quella che è di fatto la, la sfera sessuale, se vuoi, no? Quando si parla di queste, di una di queste tre cose, per cui fate caso, per esempio, tanto per scomodare un'altra pietà, no? Eh, che ne so io um, eh, quando si parla delle, delle, delle scelte alimentari no? anche lì c'è l'alimentazione no? quindi la sopravvivenza in questo senso e di conseguenza le persone si inalberano no? non riescono a dire pacificamente io sono vegano e sto tranquillo se una persona è intelligente come Dario Morandi sì ma se una persona è un pochino più sbilanciata difende la sua scelta alimentare no Sì, sì, scusate, perché sono in campeggio, sono con un router d'emergenza, insomma, sto facendo un po' quello che posso per quanto riguarda la comunicazione. Quindi stavo dicendo che l'esigenza del potere di chi ci governa in questo senso è quello di, intanto, qui mi si sta creando un. la. la. Di situazioni in cui la persona si va a identificare e di conseguenza poi difende il posto che sta occupando. no? Quindi una persona non riesce a essere morbida nella sua scelta, ma tende a, a, a imporre. Ecco, ditemi in programma sulla RAI. Ditemi se si sente adesso se mi dovreste sentire, secondo me. Bene allora eh, è importante quindi che ci sia, che ci sia la parte nostra la lucidità, in tal senso, tutte le volte che noi veniamo rinchiusi all'interno di un gruppo, all'interno di un contesto, si fa all'interno di un sistema no? che può gestire le nostre risorse le nostre scelte le nostre preferenze soprattutto le nostre volontà ecco ci sono state qui sono state toccate eh, diciamo quattro, quattro sacralità affinché le persone potessero accettare l'esperienza e la vicenda murgia nel massimo della eh, non so se ancora vabbè qui ancora si vede un grande problema la vicenda Murgia, speriamo che arrivi questo messaggio, se no, davvero non so, non so davvero che fare. E niente. Boh, vabbè, niente, sono un po' veramente una live disturbata. Comunque sono state toccate quattro sacralità e questo è un trucco tipico del sistema, no? Affinché si possa inibire la capacità di poter dire la propria, no? Se una persona ha qualche cosa che non gli torna, per esempio, faccio un esempio: come mai hanno messo una ragazzina no? a parlare del clima, anche se non ha nessun titolo, nessuna capacità, nessuna facoltà, diciamo, nessuna competenza per farlo, no? Perché parlare male o aggredire una ragazzina viene male, hanno ma cosa te le fa con una ragazzina? Lasciala parlare. Ovviamente, non viene di fare così. no? Tra l'altro, la ragazzina con le trecce è proprio uno stereotipo, un modello che il sistema usa in più epoche, in più ere. Anche durante il fascismo veniva usata questa cosa allora. I quattro tabù che vengono usati affinché una persona possa garantirsi una sorta di immunità, chiaramente non mi sto riferendo alla Murgia, alla povera Murgia che si è fatta questa quest autotutela, perché lei ovviamente non se l'è fatta, lei è stata assolutamente strumentalizzata, anche se poi era sicuramente una persona che... Diceva un po' ovviamente l'interesse del sistema, però non è questa la sua colpa più grande. No? La manipolazione, la strumentalizzazione che è stata fatta è stata fatta a quattro livelli. Uno si è parlato di cancro, che il cancro magari ce l'aveva davvero. Eh? Però, quando si parla di cancro, malato di cancro, subito una persona non può essere più uh, toccata, aggredita, no? anche se fosse un criminale. Sapete che ci sono alcuni personaggi famosi no? che per rifarsi un po' il maquillage alla dignità e alla reputazione hanno finto. Di essere malati di cancro, no? L'ultimo ha millantato un cancro al pancreas, no? Che ha risolto per fortuna. Infatti, dopo un mese era già in palestra che tirava pugni, insomma, così, no? Questo è un trucco, una strategia. Eh? Oppure, anche, che ne so, quando una persona muore, quando una persona muore, si può parlare benissimo, ma mai male, di questa persona, perché ovviamente è una persona che non è più in grado di potersi difendere, perché è una persona che è defunta. Eh? oppure anche quando una persona è al massimo del successo quando c'è tutto un sistema che la spinge questo è il terzo tabù no quando c'è un sistema che la spinge una persona va controcorrente e dice ma secondo me però forse c'è qualcosa che non torna così no subito si viene travolti da questa ondata no per lo più fanatica di persone che invece stanno portando avanti sono dentro il pendolo scomodando un termine del transurfing della questione murgia per esempio no oppure anche quando una persona di fatto è ritrovata Tenuta innocente quando c'è una presunzione di innocenza in questo senso. Quarto tabù in cui una persona poi non viene minimamente toccata perché anche lì viene male toccarla. No, perché ovviamente c'è questo genere di immunità che entra automaticamente in gioco. Quindi, il messaggio che doveva passare è, è stato semplicemente questo è importante, è sacra una persona alla fine poi viene percepito questa, ha dato la vita la cosa più importante che ha fatto della sua vita è stata quella di fare in modo che ogni persona potesse esprimere la propria scelta sessuale, ora una persona intelligente si domanda anche ma che necessità c'è di fare questa cosa se io sono eterosessuale non è che vanto millanto la mia eterosessualità, anzi devo dire che quando c'è qualche eterosessuale no, che non fa altro che parlare di sé che cerca sempre di fare sesso, che ha bisogno di fare sesso, in realtà manifesta in maniera palese uno squilibrio psichiatrico importante, di fatto, no? Quindi tutte le volte che io ho l'esigenza di manifestare eccessivamente, spasmodicamente, una mia aderenza scelta, sto esasperando e forzando una condizione. Questo ci dovrebbe addirizzare un attimino le antenne, ci dovrebbe far pensare come mai c'è questa necessità eh, del, del fatto di... Come mai si parla di orgoglio gay? No? Nel senso, ora voi capite bene che questo non è una, un discorso omofobo, perché io ho tantissimi amici omosessuali che la pensano in maniera peggiore di quanto la stia pensando io in questo momento per quanto riguarda la manipolazione e la strumentalizzazione della scelta omosessuale. No? Si sta parlando della ragione come mai c'è questa necessità di dover manifestare un orgoglio. Riguardo a una scelta, una preferenza che una persona intimamente dovrebbe sentire. Se intimamente sento di voler andare con un uomo, semplicemente lo faccio. Nel senso, perché ho bisogno di doverlo, di doverne fare sfoggio di questo, a cosa dobbiamo, a cosa è dovuta questa esasperazione? Lasciamo stare sul fatto che possa essere eticamente, biologicamente, più o meno sconveniente. Non è questo il punto. Il punto è come mai, io insisto su questa presa di posizione, come mai devo prendere dei beniamini la povera Muggia che è stata presa come beniamina? In quanto persona che praticamente non ha fatto nulla, soltanto fatto in modo che si potesse scegliere una terza opzione nel momento in cui ci viene, richie ci viene richiesto quale sesso abbiamo, ok, perché è ovviamente è una. Scusatemi, vorrà, questa è un'opinione personale, ma è proprio una, una presa per il culo. Cioè cosa quando io vado a chiedere un documento in banca no? al direttore di banca o a chi gestisce il direttore che esigenza di sapere la mia aderenza sessuale ovviamente. No? Quindi fa parte di tutta una serie di processi identificativi che di fatto non servono mai alla persona ma servono sempre a un sistema, per la ragione di cui ho parlato prima, cioè quello poi di andare a difendere poi questo genere di posizione. C'è anche un'altra cosa da dire, che 51 anni sono pochi, io sono 54 e mi sento sempre nel piano delle forze, no? se dovessi morire adesso mi dispiacerebbe penserei che gran parte delle cose devo ancora farle, quindi mi sento giovane, va bene? 51 anni siamo ancora più giovani. Ma ah. e lasciare il corpo a 51 anni non è una cosa del tutto normale. Non è una cosa del tutto normale qualche anno fa. Adesso, diciamo, è abbastanza normale. Quindi io posso e questo è il tabù dell'innocenza, io posso in virtù magari di un qualcuno che ha fatto questa cosa qui, far dimenticare completamente questa ipotesi e e mettere in evidenza l'innocenza e la sacralità di questa persona, invece, in realtà, un'altra domanda che dovrebbe essere sollevata in maniera assolutamente, diciamo, pratica è questa. È normale che si possa morire a 51 anni. È normale che si possa parlare in maniera stoica della lotta a un tumore quando in realtà nessuna persona quando vive un'esperienza del genere no, la vive, eh, che ne so, io a cuore leggero. Ogni persona ha, la, ha, la sua, ha, ha il suo modo no, di interfacciarsi con questa esperienza, con l'unica differenza che chi è famoso lo può dire e molte persone lo vengano a sapere. Che invece non è famoso, lo sanno soltanto i suoi cari, oltre che se stesso. Ecco, quindi c'è, diciamo, anche un Abuso di chi può fare della propria esperienza di vita sfoggio e ovviamente anche divulgazione rispetto a chi invece non può fare questa cosa. Ecco, quindi il sistema. Quello che cercavo di dirvi è mh, qualcosa strumentalizza e usa queste esperienze quando in realtà probabilmente è stato esso stesso a causarne il tragico esito per portare avanti i suoi meschi, meschini scusate i suoi meschini propositi che sono quelli di continuare a confonderci nella nostra identità farci identificare in ruoli che sono sintetici perché non sono né spontanei né naturali perché nel momento in cui io vado a manifestare un'esigenza mia personale una scelta personale se la vado a rafforzare a imporre a manifestare con tanta vemenza vuol dire che non è del tutto spontanea ma più che altro è un qualcosa che deve essere diciamo un po messo di, um, un po davanti agli occhi delle persone non è un qualcosa che io sento veramente e non, non venite a dire che c'è bisogno di difendere eh, che ne so io, questo condizionamento eh, perché c'è che ne so io chiusura perché c'è una sorta di razzismo per quanto riguarda l'omosessuale perché tutti noi prima che non ci fosse un'imposizione di sistema abbiamo amato tantissimo persone omosessuali che per noi era in secondo, in secondo luogo erano omosessuali no? prima erano grandi cantanti Freddy Mercury eh, Ricky Martin che ne so io eh, quanti ce ne so George Michael no Ricky Martin non so se era gay non vorrei dire cosa con un'altra, che ne so io anche George Michael. Ma, ma sapete quanti ce ne sono? I Cure, no, non i Cure, no, scusate, i Pronoscribitte, io chiamate Pronoscribitte, no? tre, tre gay, non dichiaratamente gay, ma anche dei cantanti meravigliosi. Questo ci interessava, che fossero dei cantanti meravigliosi, no? In secondo luogo, nessuno li ha discriminati in quanto gay, anzi, andavano ai suoi concetti omosessuali, eterosessuali indistintamente. Ecco. Allora ragazzi, io vi saluto, mi dispiace tantissimo per questo collegamento che probabilmente è stato un po' disturbato, ora cerco di, di ascoltare la la live per vedere se è inascoltabile o se invece qualcosa, qualcosa è passato vi saluto, ci vediamo prestissimo e mi raccomando la sera, un giorno su un giorno nostro trasmettendo delle interviste veramente di livello Andatevela a vedere perché ne vale veramente la pena ciao raga, buon proseguimento, buon proseguimento di, di serata ormai e arrivederci a presto, ciao